In queste settimane si sono confrontati su tanti argomenti, politica, programma, università, solo per citarne alcuni. Ieri i candidati alla carica di sindaco di Agrigento sono stati invece protagonisti di un incontro monotematico, al centro il turismo. Ad organizzarlo il Consorzio Turistico Valle dei Templi, a rispondere all'appello tutti tranne il sindaco uscente Marco Zambuto. Turismo a 360 gradi, problemi e rilancio del comparto passando anche dalla sagra del mandorlo in fiore. Giuseppe Arnone ha parlato di mangiatoie a causa dei ritardi nell'organizzazione. Per carta, chi amministra non può non occuparsi della manifestazione, proponendo un tecnico nel ruolo di assessore comunale al turismo. Si è discusso anche dei proventi dei biglietti d'ingresso alla Valle dei Templi. Per tutto Pennica, parte di questi dovrebbero essere reinvestiti per agevolare i percorsi. Una riscoperta dei tesori del museo è stata invece auspicata da Mariella Lobello. Tanti argomenti, tante idee e tanti spunti di riflessione per un settore, quello turistico, che ad Agrigento ancora vive numerose criticità. In effetti, analizzando i numeri, si scopre...